intanto con una voglia di provare terreni altri rispetto a Fiaba di Cenere, nel senso che il fantasy è sempre stato qualcosa che è legato al mio percorso, lo è sempre stato, e pensavo di dover cercare di sfidarmi su alcuni fronti e contemporaneamente ho fatto un lavoro di illustrazione su una visione di Roma cyberpunk. Quindi diciamo che avevo già un po' assaggiato il genere e mi sono trovato subito a mio agio perché poi, se vogliamo, anche quello mi ha accompagnato in parte, specialmente con l'animazione giapponese, sin da quando sono ragazzino. E quindi diciamo che è venuto tra una voglia di esplorazione e qualcosa che avevo iniziato, diciamo, a padroneggiare per un naturale, scegliere il cyberpunk. In più penso che sia stata anche una necessità della storia di toccare temi un pochino più sociali, o meglio, di raccontare una società. E il cyberpunk si presta molto. Intanto la domanda sulle possibili metafore con l'attualità. Se ne possono trovare, se vogliamo, però vorrei che non fosse posto l'accento particolarmente su questo, perché non me la sento di trasformare una metafora di situazioni attuali estremamente complesse in una storia così semplice, se vogliamo, semplice nel senso contenuta anche. Credo che sicuramente io, come chiunque scrive, filtro quello che mi circonda, filtro dei macro problemi, ho le mie idee, le mie posizioni, però mi concentro, dopo aver filtrato e assorbito, nel creare un mondo che ha le sue dinamiche e le storie sono ambientate in questo mondo. Non vorrei che venissero interpretate o straripassero. Chiaramente, se traspaiono delle mie idee su alcuni punti, è perché ne ho, chiaramente, come tutti. Rispetto ai macro temi che tocco, appunto, sulla tecnologia e sulla guerra, ho preferito creare delle fazioni, ma poi prendere il punto di vista di personaggi che si muovono trasversalmente tra le fazioni e tra i macro episodi, appunto, di questo mondo, e che reagiscono direttamente a quello che queste situazioni mettono loro davanti, più che avere una posizione generale. O meglio, magari ne hanno una iniziale e poi la tradiscono, oppure sono personaggi tipo i personaggi più infantili, la bambina o altri che veramente hanno come dato di fatto quel contesto e si barcamenano in realtà per portare avanti la loro piccola storia. Quindi ecco, l'avere dei personaggi che non prendono posizione come protagonisti mi ha aiutato tantissimo a non prenderla per me, ma anche a focalizzarmi sull'aspetto più piccolo e intimo, forse, del macro contesto. Poi ci sono personaggi che invece sono totalmente schierati, però non credo che, per quanto li ami molto, non credo che il lettore si possa davvero identificare con il generale, tu che hai letto la storia, o con, non so, i capi degli androidi. Quindi ecco, mi piace pensare che Alma sia il personaggio che accompagna e mostra più possibile tutte le fazioni. Noi nel contesto nostro, ma forse anche nel vostro, insomma, viviamo con un po' di timore l'avvento delle AI, no? Perché più che altro, più che l'avvento delle AI, di chi le AI le gestirà, di quanto saranno gestite, di quanto saranno normate, eccetera, no? Perché cioè, nel campo nostro adesso c'è veramente questa roba per cui iniziano a proporre agli editori fumetti integralmente fatti in AI e cose del genere. E chiaramente è un tema molto sensibile. Però, secondo me, anche il liquore un po' mette in guardia, ma allo stesso tempo scagiona, perché se le AI, se la tecnologia è quella che poi ha fatto perdere la credibilità agli uomini, è anche la stessa tecnologia che ha gli anticorpi per dire ok, lavoriamo per gli uomini, è la risposta alla domanda, e se fossero le AI avere la vera coscienza di cosa è meglio per noi, magari si farebbero da parte, e questo è quello che poi fa Nuvia, e lo fa per tutti, anche perché gli androidi la seguono. E Alma, che è il più ingenuo in tutto ciò, lo capisce tardi, lo capisce a giochi fatti, perché è stato troppo lontano da tutto ciò, no? Quindi è un po' quello il giochino in più, è la tecnologia a salvare la vita di Estrella, alla fine si vede, no? Quindi in un certo senso non vorrei che passasse una demonizzazione to good della tecnologia. È sicuramente
filtro del senso d'allarme che c'è verso alcune cose, sì, sicuramente. Però è pure, secondo me, se vogliamo, io vorrei sottolineare, se vogliamo trovarci una valenza sociale, il pericolo del populismo in generale, cioè di risposte facilone e violente a condizioni di disagio. Per esempio, Vermeillon nasce da una condizione di enorme disagio, ma crea dei seguaci additando come nemico gli androidi, sostanzialmente, no? E questa è una cosa che a me spaventa molto quando la vedo in maniera più complessa, diciamo, a livello sociale. Quindi ci sono tante versioni di queste cose. Però, appunto, non volevo dare una lettura univoca della paura rispetto alla tecnologia, per esempio, perché io non ho No, ma paura, poi io sono c'è quel prudente, ecco.